Altre cose, mi sono trovato per le mani questo libro che mi fu regalato di questa ricercatrice storica inglese, Lucy Ryall, che ha scritto un saggio molto molto interessante. Non lo è opportuno invece segnalarlo. Devo dirvi che è abbastanza grosso, sono oltre 300 pagine sulla rivolta di Bronte, perché anche qui, ad esempio, questo mi è stato regalato da, e lo ringrazio ora, da una ragazza che lavora da Cavallotto. Io compro i libri da Cavallotto, lo riconosco, li compravo alla cultura di piazza proprio Vittorio Emanuele, quando c'era il signor Volpe. Ma tutte queste piccole librerie, grazie a Dio, Cavallotto ha una certa dimensione, vanno aiutate, bisogna comprare i libri là, perché così come i grandi centri commerciali fanno danno ai piccoli commercianti e fanno perdere migliaia di posti di lavoro, dando l'illusione che poi migliaia, perché chiudono piccole imprese familiari dove lavorano padri, figli, qualche dipendente, eccetera, sia nelle salumerie, ad esempio, che nei negozi di frutta e verdura, eccetera, perché poi nei grandi centri commerciali si trova ovviamente di tutto, là si assumono ragazzi a 3, 4, 5 ore, a 300, 400 ore, ad esempio Auchan licenzia un bel gruppo di queste persone e un terzo di questi licenziati stanno proprio in Sicilia. E quindi aiutiamo le piccole librerie piuttosto che i supermercati del libro, che sono Feltrinelli e Mondadori e Feltrinelli, che poi hanno un sacco di libri, hanno sconti particolari, e però non coltivano il rapporto molto spesso col lettore, non hanno quelle figure che invece sono conoscitori dei libri, degli autori, e che, come nelle piccole e medie librerie, Cavallotto è almeno una media libreria, ti sanno dare quei consigli che è fondamentale invece sentire per potersi orientare verso una lettura buona. Nino Bixio, non dimentichiamo la reazione furibonda che i garibaldini, questi grandi eroi, tra virgolette, ironicamente parlando, poi realizzarono a Bronte, perché a Bronte ci si ribellò soprattutto contro quello che era il simbolo della grande proprietà, la famosa Ducea, e non soltanto, e arrivò Bixio e fece piazza pulita. Perché? Perché l'avvento dei garibaldini suscitò grandi entusiasmi e grande speranza. Si pensò che si sarebbe avuta quasi una rivoluzione, nel senso cioè della distribuzione, ridistribuzione dei beni, superamento del feudatario, delle rendite ereditarie, eccetera. E questo chiaramente portò a dei moti, con dei morti anche, che furono repressi nel sangue dal mitico Nino Bixio, al quale anche lì noi dedichiamo strade in tante città, ad esempio in provincia di Ragusa, Vittoria, Comiso, c'è un sacco di strade che sono dedicate a questi signori del Risorgimento, a cui bisognerebbe cambiare nome. E quanti siciliani illustri ci sono nella cultura? Vittorio Comiso, basta pensare a Bufalino, ma non so se c'è una piazza o un monumento dedicato a Bufalino, ad esempio. È una cosa gravissima questa, cioè noi abbiamo statue di Garibaldi e di Vittorio Emanuele dovunque, o di Cavour, e piazze, strade, eccetera, e noi non dedichiamo ai nostri grandi scrittori, Sciascia ad esempio. Io non so se nei paesi c'è una via intitolata a Sciascia, credo proprio che, non mi ricordo, dalle mie parti ad esempio non so se a Caltagirone, a Gran Michele o altrove. Quindi che i sindaci, con dei consiglieri comunali sensibili, come ce ne sono dovunque, giovani, in questo caso se ne è occupato perché nella commissione toponomastica, appunto, Sebbi Anastasi, ce ne sono dovunque, si mettano, come dire, a lavorare per questo. Non ci vuole nulla, e si cambia il nome ad una strada.